Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut con un nuovissimo appuntamento oggi con Marvel Snap. Marvel Snap parlato e non in azione perché è uscita la nuova patch e ci sarà anche da parlare della patch che uscirà a fine mese. Quindi, signori, nuova patch già online. Andiamo a vedere di che cosa si tratta per chi non lo sa. Nuova funzionalità, riconoscimenti artisti. Adesso è possibile toccare la scritta variante posizionata sopra la carta nella tua collezione per visualizzare le informazioni sugli illustratori. Quindi possiamo vedere chi ha fatto la carta. Interessante, però andiamo avanti, insomma. Aggiornamenti generici. La visualizzazione della collezione viene filtrata automaticamente in base alle tue varianti preferite quando modifichi il mazzo. Se le carte si attivano a vicenda in una serie di animazioni che durano un po' troppo, il gioco andrà subito al punto fino alla fine del loop. Sì, ci stiamo riferendo alla vostra combinazione Wongo Slout Mystic Ironheart. È stato risolto un problema relativo a Orca. Ora la sua carta è nella serie 4. Orca mai vista giocata in vita mia, però va bene. Supporto per la lingua russa. Per tutti i nuovi giocatori che vogliono saltare subito al centro dell'azione, stiamo per rilasciare un pacchetto pro acquistabile una sola volta con 12.500 crediti e con abbastanza potenziatori da migliorare 8 carte da comune a infinito. Dalla modica cifra di più di 100 euro, insomma. Se volete iniziare subito a competere su Snap, avete iniziato da poco. Hanno fatto un pack anche per quello. Secondo me non ne vale la pena. Vi dico il mio pensiero. Conviene, per il momento, per come è impostato il gioco, conviene acquistare con i gold in gioco. E se volete spendere dei soldi, comprate semplicemente il Season Pass. Da adesso in poi, una volta che avrai collezionato tutte le carte della serie 3, troverai nelle riserve diverse quantità di gettoni del collezionista. Non saranno più 400, ma potranno variare da 200 a 600. Il tasso di guadagno dei gettoni invece rimarrà lo stesso. Quindi, quando avete finito il pool 3 e andate a trovare una nuova carta, non uscendovi la nuova carta, perché la serie 4 e la serie 5 ha una percentuale che va al di là della serie 3, quindi non deve uscire per forza, ma hanno un 2,5% la serie 4 e 0,25% la serie 5, vi daranno dei collector's token in più, cioè direttamente. Prima erano 400, adesso saranno un roll da 200 a 600. Questo l'hanno fatto per la ludopatia, perché fondamentalmente a livello di media è la stessa cosa di avere 400, però magari quando sculerete 600 sarete più contenti, quando tirerete 200 sarete di che sfiga, lo racconterete al vostro amico. Audio, nuovi effetti sonori per i campi Asgard e Delibago, nuovi effetti sonori per le carte Aero e Polaris e anche effetto visivo, perché ho visto che Aero ha un effetto nuovo visivo, non devo controllare su Polaris. Arte, effetti grafici, nuovi effetti grafici per Aero e Polaris, eccolo qua, posto. L'ha detto anche dopo. Aggiornamenti e bilanciamento di gioco. Arriviamo alla parte quella più succosa, i buff e i nerf. Aero passa da 5 a 7. Allora, signori, io voglio dirvi che ho visto un po' di commenti, alcuni che dicono cosa cambia uno di body. Io vi assicuro che uno di body in un gioco dove il punteggio fa la differenza cambia sempre. La carta rimane giocabile, la carta rimane molto molto forte, ma vi assicuro che se tirare una 7 anziché una 8 cambia parecchio. Perché? Perché ci sono delle location, ad esempio, che raddoppiano la forza, quindi andate a perdere 2 punti in più. Ci sono location che la carta più forte prende più 3 e 7 non è 8, 8 in più di 7 e quindi in automatico andreste a perdere quella location. Quante partite perdete per un punto, vincete per un punto, fa la differenza. Quindi assolutamente è un nerf che può sembrare superfluo, in realtà non lo è, la carta è meno forte di prima. Ed è un dato di fatto, però è sicuramente ancora giocabile. Galactus a 6-2. Quindi Galactus passa a 2 di body, da 3. Non penso che sia il body il problema di Galactus. Ecco, su Galactus fa sempre la differenza un punto, ok? Però a livello strategico, la forza del mazzo Galactus non è il body di Galactus. Perché una volta che arrivate a fare la combo, tendenzialmente andate a chiudere poi con Death e Knull. E vi assicuro che quando siete riusciti a attivare Galactus, tirare un Knull da 40, basta e avanza per vincere la partita. Quindi 2 punti. In questo caso i 2 punti si sentono poco, quindi la carta rimane assolutamente giocabile. Sono curioso però per vedere i commenti degli sviluppatori. L'effetto di Aero è un ottimo strumento di controllo. In passato abbiamo potenziato Aero assegnando le statistiche attuali e da quel momento i giocatori hanno imparato a sfruttare i suoi poteri al massimo. Per questo motivo riteniamo appropriato ridurre di poco la sua forza. Invece su Galactus, anche nelle partite dei gradi più alti, Galactus e i mazzi che lo includono dimostrano una quantità di cubi vinti e un tasso di vittorie molto alti. Non tutti i mazzi possono replicare ciò e la varietà di carte
scoperte da abbinare con lui è molto vasta e difficile da contrastare. Per il momento diminuiremo la forza di Galactus di 1, valutando se effettuare ulteriori cambiamenti al suo design. Quindi è sugli occhi degli sviluppatori, sotto gli occhi degli sviluppatori potrebbe ricevere addirittura un rework da quello che hanno scritto. Capo. Su Capo invece l'hanno detto proprio che infatti pure qui lo dicono, valutando futuri cambiamenti da portare alla carta. Stanno pensando al rework, già l'ha detto Ben Brody, ha comunicato. Capo sarebbe leader. Il capo sarebbe leader che passa da C4 a C3. Anche qui, signori, questo è un nerf a tutti gli effetti. E mi è capitato già di giocarlo. E mi è capitato già in diverse partite di essere sotto di 4 punti in una location. E quindi non poter andare a vincere quella location proprio per il body in meno. Leader è una leader ancora di più rispetto a Dario. Sente il nerf ai body. Ecco perché io inizialmente avevo detto che secondo me andava portato a 2. Perché andava portato a 2? Perché 2 è proprio quel numero del body che permette di andare sopra in una location dove si è sotto solo di un punto. Più Reach fa leader, più la carta è broken. Significa che con 3 di body vi basta stare sotto di 2 e andate a vincere una location perché andate 3 sopra. E poi rifate la stessa giocata del vostro avversario. Molte persone non hanno capito questo. La forza di leader è proprio questa. È il reach che fa leader per andare a vincere comparando l'asse avversario, cioè l'ultima giocata dell'avversario. Se il leader perde i punti body, ho visto anche commenti che dicevano leader a 0 sarebbe broken, leader a 0 farebbe schifo. Perché il leader non avrebbe reach. Non avrebbe, anche a 1 sarebbe semi inutile perché quale location andate a vincere di un punto? Una dove state pareggiando. La situazione è rarissima. Invece, quante location siete sotto di 1 o 2 punti? E con i vecchi 4 punti e adesso i 3 punti di leader potete andare a vincere quella location. Questa è l'analisi proprio più veritiera di leader. Quindi, diciamo che il nerf di leader si sente forse, non forse, sicuramente è molto più impattante di quello di Aero. E probabilmente leader è una carta talmente forte che potrebbe anche essere portata a 2. E diventerebbe molto più bilanciato. Però il nerf qui c'è. C'è come. Nova da 1-2 a 1-1. L'effetto di Nova lo rende più forte di molte altre carte di costo 1, per cui non riteniamo giusto che abbia le statistiche di una carta di costo 1. Questo nerf in realtà, nel senso, Nova la mettete in gioco per ammazzarla. Sì, è vero che ci sono dei tipo Venom. Ci sono carte che mantengono i body, però tendenzialmente è una carta che mettete per ammazzare con Killmonger, mettete per ammazzare con Deathlok, con Carnage. E quindi che abbia uno body o due body cambierebbe poco, però sicuramente è giusto, cioè c'è lo stesso body di un'altra carta, di molte altre carte, effettivamente l'effetto che c'ha nel momento in cui muore è molto forte. Drax invece, passiamo ai buff adesso. 4-4, alla scoperta più 4 di forza, se il tuo avversario ha giocato una carta in questo campo durante il tuo turno, adesso passa a 4-5, quindi prende uno di body in più base, ma alla scoperta prende più 3. Il numero dei punti che fa è lo stesso, sia per Drax che per Groot, stesso discorso che diventa da una 3 a una 4, il buff diminuisce, quindi il totale dei punti è lo stesso, però venite meno puniti nel momento in cui voi non beccate il predict, quindi vi spinge un po' di più a giocarla la carta. Ci sta questo buff. Non so se renderà giocabile l'archetipo, perché alla fine la forza di queste carte è proprio prendere il predict, giusto? Però per il resto ci può stare come buff. Azmat invece passa da 2-1 a 2-2. Azmat mi piace il buff perché effettivamente è vero che viene utilizzato in mazzi combo, principalmente con Luke Cage, e principalmente vuole debuffare la board nemica, però mettere quel punto body in più sicuramente ci dà un po' più presenza, magari lo rende anche più giocabile in mazzi non per forza combo Azmat. Non ho ancora la carta, quindi spero presto di poterla provare e darvi un feedback migliore. Che adesso posso darvi solo da avversario. Gatta Nera invece passa da 3-6 a 3-7. Gatta Nera è una carta particolare perché Black Cats è una carta che la maggior parte delle volte che l'ho utilizzata l'ho sempre scartata dalla mano. Difficilmente l'ho giocata a tempo. Però in ottica di giocarla con una play tipo Ghost Rider, quindi vi assicurate di scartarla nei primi turni, poi giocate Ghost Rider e fate una giocata a tempo molto ma molto forte. Ci può stare il buff. Non è un buff che secondo me cambia drasticamente la carta. Nakia passa da 3-1 a 3-2. Sicuramente molto meglio. L'1 body di Nakia dopo il nerf era stata una carta semi ingiocabile. Per
perché buffa solo le due carte tutte a sinistra. Adesso con due di body è molto più giocabile sicuramente. Modifica i campi. La Oscorp Power non scambia più il lato delle carte quando è presente il Professor X. Sono stati aggiornati i testi del Raft delle miniere bene. E poi le cascate del guerriero appariranno con meno frequenza. Poi c'è una risoluzione bug e bug noti. Ok. Altra cosa di cui volevo parlare, quindi oltre alla patch note, è appunto l'annuncio della rotation che ci sarà a fine mese. A fine mese ci sarà una patch in cui sarà inserita la modalità battaglia, quindi tra amici e non solo. E ci sarà anche il, diciamo, slitteranno di serie alcune carte. Passeranno dalla serie 5, quindi la series drop, dalla serie 5 alla serie 4 delle carte veramente chiave, come Super Skrull, Shuri, Black Panther, Valkyrie e Bast, quindi molto più accessibili. E dalla serie 4 alla serie 3, quindi adesso potranno uscire tranquillamente dalle casse, She-Hulk, Assorbimenti, Daniel, Luke Cage. Quindi, dopodiché hanno dichiarato when card drop series they become 10 per diventeranno più comuni di 10 volte superiore quando usciranno nelle collector's reserve, è molto più facile da trovare. E fondamentalmente quello che hanno detto qui sotto è che vogliono farlo mensilmente, quindi questa rotation sarà una rotation mensile. E, the big bads invece, questa è una cosa carina, che siccome Galactus e Thanos sono i super villains del gioco, vogliono mantenerli sempre alla serie 5. Questa scelta mi piace a livello di lore, per renderli ancora molto più epici. Introdotti in the first edition, sono emozionati di annunciare una nuova feature che lavorerà sulla first edition badges. Se acquistate una serie di 5 card prima che muove di serie, prima che scala, la carta mostrerà una first edition badge, when you expect it, quindi quando ci cliccate sopra. È un modo per mostrare che tu hai preso la carta quando era ancora nuova. Insomma, una roba, una feature. E poi ci saranno dei token shock improvements, quindi hanno dichiarato che cercheranno di migliorare, perché hanno avuto i feedback, cercheranno di migliorare l'impatto con cui si prendono nuove carte. Cioè, loro hanno visto che quando si finisce la collezione, quindi quando si finisce tutto il pool 3, è molto più facile acquisire carte nuove della serie 5 e della serie 4, perché si iniziano ad acquistare collector's token 500% superiore l'acquisizione di token collector. E invece prima è una cosa che sembra impossibile, quasi lo è. Quindi vogliono migliorare questa cosa e stanno lavorando per cercare di capire, oltre al fatto che le carte dropperanno di serie dalla serie 4 alla serie 5 mensilmente, cercheranno di capire come fare per far cercare di rendere più accessibili le carte della serie 4 e della serie 5. Signori, secondo me questa è stata un'ottima patch, soprattutto anche questa in ottica futura, sono delle ottime notizie. Spero vivamente sono sicuro che il gioco sta migliorando di volta in volta. Quindi queste note della patch sono assolutamente ottime. Sono curioso di sapere invece che cosa ne pensate voi. Fatemelo sapere nei commenti. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione e una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere in live, signori. È bella.